Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, spero che sia stato abbastanza chiaro, anzi, magari per le prossime volte suggeritemi un altro titolo più adatto a questo genere di video, perché in realtà non sapevo bene come chiamarlo. Allora, l'idea parte da questa cosa. Spesso su Instagram ricevo dei messaggi con scritto: "Ciao Elena, puoi consigliarmi questo prodotto per questo tipo di esigenza, per questo tipo di prezzo?" E oggi ho deciso di mettervi ovviamente un box di domande su Instagram dove mi avete fatto delle richieste e io oggi risponderò alle vostre richieste di shopping cavalloso insieme a Maisselleria. Ovviamente vi ricordo che su Maisselleria avete sempre il 10% di sconto col mio codice che vi lascio scritto qui, ma anche qui giù nell'info box. Comunque, bando alle ciance, iniziamo subito ad aiutarvi nel vostro shopping cavalloso. La mia idea sarebbe quella appunto di diventare la vostra personal shopper, cioè se avete un problema, se state cercando un prodotto in particolare, io ve lo troverò su Maiselleria e appunto un consiglio per le prossime volte è quello: non scrivetemi solo stivali, perché in quel caso io non so assolutamente che cosa consigliarvi. Le domande a cui risponderò in questo video sono tutte domande un pochettino più approfondite in cui riesco effettivamente a capire di cosa avete bisogno e quindi trovare il prodotto adatto a voi. Quindi per le prossime volte fatemi una descrizione più dettagliata di quello che state cercando. E andiamo alla prima domanda, che mi chiede: "Stinchiere belle ma abbastanza economiche." In questo caso ho la risposta pronta, perché su Maiselleria sono appena state introdotte le Equestro modello Evolution. Le adoro, ci sono sia col pelo in agnellino bianco sia senza pelo, quindi classiche stinchiere nere e marroni, mi sembra, esatto. Io vi lascio ovviamente la schermata qui dei prodotti e i link di tutti i prodotti che vi ho consigliato qui giù nell'info box, perché sicuramente vi saranno utili. E queste dell'Equestro sono bellissime, io ho intenzione di prenderle perché sono stupende e secondo me sono una variante veramente veramente ottima delle Veredus sostanzialmente, cioè sono la variante economica delle Veredus, secondo me ne vale la pena, mi sembrano fatte molto bene. Ovviamente sono stata su un prezzo medio basso, quindi sono sui 79 euro, secondo me è una spesa giusta per un tipo di stinchiere come queste. Poi pantaloni e polo estive ma non troppo costose, allo stesso tempo di buona qualità. In questo caso ti consiglio due prodotti. Il primo è questa polo da equitazione donna dell'HKM. Il prezzo è molto basso, ma la qualità dei prodotti di HKM è sempre altissima, anche per le cose di basso livello di prezzo. In questo caso, appunto, le polo sono di questi colori che vedete. Forse disponibili ci sono azzurro e rosa. Esatto, e per quanto riguarda i pantaloni ti consiglio quelli della Daslo in cotone leggero estivi. Ovviamente non sono super economici perché ce ne sono a prezzi un pochettino più bassi, ma quelli della Daslo hanno una qualità altissima. Quindi spendi 40 euro adesso, ma ti resteranno tipo per 3 anni di fila. Quindi io adoro tantissimo i pantaloni della Daslo proprio perché durano veramente tanto. E quindi pantalone estivo ti consiglio questo modello in cotone leggero, super adatto per l'estate, ma soprattutto disponibile in diversi colori. Sono bianco, rosso, beige, azzurro, blu e nero, tantissimi colori tra cui scegliere. Sottosella bianco con cuffietta abbinata, please. In questo caso non mi hai specificato se volevi un sottosella economico oppure no. Suppongo che un sottosella bianco sia per andare in gara e quindi ti consiglio un pochettino di set. Il primo set è quello della Winner, super economico, già abbinato con la cuffietta, sono sui 37 euro e questo lo trovi in tantissimi colori, trovi anche la variante bianca. Ovviamente vedrete il prodotto qui. Hai a 37,50 euro sia il sottosella che la cuffietta già abbinati, non devi neanche fare la fatica di andare a cercarli. Invece ti consiglio qualcosa di un pochettino più high level. Ti consiglio questo sottosella della Equiline con gli strass, bellissimo, modello Rio. Ovviamente su Maiselleria trovi anche la cuffietta abbinata, magari la metto già qui giù nell'info box. E ti consiglio anche quello della Cavalleria Toscana. Allora, io personalmente non adoro
i sottosella così della cavalleria toscana con troppi loghi, troppe scritte, eccetera. Però so che molti li amano, quindi ti consiglio in questo caso su My Selleria trovi anche il sottosella bianco della cavalleria toscana, che comunque sui 97 euro ci sta. Camicia da gara, anche in questo caso non è specificato il prezzo. Ti consiglio una camicia a maniche lunghe e una camicia a maniche corte, perché non hai specificato né prezzo né tipo della camicia, e quindi andrò a darti due alternative. La prima è questa qui della Equod by Equiline. Tra l'altro questa marca Equod by Equiline mi sembra bellissima e ha un sacco di prodotti super validi. Comunque ti consiglio questa camicia, che ha un prezzo medio, 65 euro secondo me, è un prezzo abbastanza medio e è bellissima, io la adoro, mi piace un sacco. Come alternativa una polo da gara, sempre della Equod, appunto perché questa marca mi ispira un sacco, e ha dei prezzi anche accessibili, non sono altissimi, a 51 euro questa polo da gara, sempre della Equod, super 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 elegante, semplicissima, anche in questo caso disponibile in bianco e blu. Poi questa ragazza mi chiede pantaloni tecnici con un buon rapporto qualità-prezzo, in questo caso te ne consiglio due. Allora, ti consiglio questi leggings sempre della Equod, e questi leggings hanno un buon rapporto qualità-prezzo. Lo sappiamo che i prodotti della Equiline comunque hanno una qualità altissima, e in questo caso 75 euro per un paio di leggings full grip secondo me sono onestissimi, ovviamente si sta su un prezzo medio. La seconda alternativa, sempre più o meno di prezzo medio sui 75 euro, sono questi pantaloni estivi con grip della Sartore, sono credo della linea Winner, e sono simili ai miei, quelli blu che indosso sempre, ma i miei sono la versione un pochettino più pesante, questa invece è proprio la versione leggera estiva, visto che stiamo andando per l'estate ti consiglio questi pantaloni estivi. Questa domanda mi è piaciuta molto: che prodotti consigli per la pulizia di un cavallo grigio? Ti ho fatto un mini kit per la pulizia d'emergenza del cavallo grigio, che puoi appunto acquistare su My Selleria, un kit super veloce per la pulizia del cavallo grigio. Primo prodotto, ovviamente la pietra pomice. La pietra pomice ti risolve praticamente il 50% del lavoro, perché è utilissima per rimuovere le macchie di sporco, quelle pesanti. Per andare un pochettino più a fondo e pulire poi alla fine l'alone giallo che rimane sul pelo del cavallo grigio, ti consiglio dei prodotti smacchianti. In questo caso c'è o lo spray della Karen Day, che io ho già utilizzato tra l'altro sul cavallo della mia istruttrice che è grigio, e funziona veramente, quindi ve lo posso assicurare. Altrimenti c'è anche quello della Leovette, appunto si chiama striglia cavalli grigi, appunto per smacchiare i cavalli grigi. Questo non l'ho provato, ma è comunque un altro prodotto che mi sento di consigliarti, perché solitamente la marca offre dei prodotti veramente buoni. Infine ovviamente ti servirà una striglia. Le striglie sono tantissime su My Selleria, trovi tantissime striglie a seconda della tua esigenza, puoi trovarle di ferro, di gomma, ma io ti consiglio in particolare le striglie, quelle di plastica tipo Magic Brush, le trovi ovviamente anche su My Selleria, ti lascio qui giù il link nell'info box. Tipo Magic Brush sono utilissime per smacchiare appunto i cavalli grigi da quelle macchie gialle, insomma da paddock o da box. Cap economico ma di buona qualità. Allora, qui abbiamo una lista lunghissima, ci sono quelli della HKM, ci sono quelli della Tattini, ci sono quelli dell'Equestro. Per stare su un prezzo medio alto, quindi sui 100 euro mi pare, ora vi do la conferma, sui 120 euro ci sono i cap dell'Equestro. Secondo me con quelli spendete leggermente di più, perché so che solitamente chi intende cap economico lo intende sugli 80, più o meno così. Spendete un pochettino di più, ma avete un cap pazzesco. Secondo me i cap dell'Equestro sono molto belli, e ci sono anche con la visiera larga, tipo il mio della SamShield. Quindi avete un buon compromesso tra un cap economico e un cap comunque molto bello da vedere, e ovviamente che vi protegge. Mi raccomando, per i cap non andate troppo sul risparmio, perché comunque è una tra le cose più importanti da indossare quando si va a cavallo, oltre ovviamente al bustino, queste cose qui, però credo che sia tipo la più importante, quindi non andate sull'economico totale, ma state sempre su un prezzo medio-alto. Prodotti per lucidare il pelo. Per lucidare il pelo io ti consiglio una combo di due prodotti spettacolari. Il guanto in agnellino, uno perché i cavalli lo adorano, adorano essere passati con questo panno in agnellino, due perché ti aiuta veramente a togliere la polvere dal cavallo. E poi ti consiglio un prodotto ovviamente lucidante per il pelo, ce ne sono tantissimi, c'è lo sciolto
Shoshin, c'è questo che ti consiglio della Keren Day, insomma ci sono un sacco di prodotti lucidanti per il pelo, io ti consiglio questo della Keren Day. La Keren Day è un'ottima marca per questo tipo di prodotti. Poi questa domanda mi è piaciuta molto perché è abbastanza specifica. Prima cassettina, un anno di equitazione, non ho un cavallo e non voglio sembrare esagerata. Allora io su Mycelleria ti consiglio due prodotti, o la cassettina piccolina, questa qui, dove ovviamente metterai pochissime cose, altrimenti se vuoi avere un pochettino più di spazzole ma vuoi passare inosservata, c'è anche quest'altra cassetta un pochettino più grande che contiene più cose ma ovviamente passa inosservata perché non è che sia chissà che cosa di appariscente, il colore è semplicissimo, non ci sono colori sgargianti, quindi queste due sono le cassette che ti consiglio a seconda di quante spazzole vuoi avere. Generalmente come primissima cassettina si parte da quella piccola e poi dopo si passa a quella più grande, però io sono passata direttamente a quella più grande perché ho comprato subito il set di spazzole gigante. Comunque andiamo avanti. Poi prima sella economica ma buona, ovviamente non posso non consigliarti la mia. Il mio set su Mycelleria è questo qui e io lo adoro tuttora, cioè adoro la mia sella, mi trovo benissimo, comodissima, non si è rovinata, la sto usando tutti i giorni con Malaghegno e non si è rovinata ancora, quindi altissima qualità del prodotto. La sella è economica, in ecopelle, però comodissima, ve lo assicuro. Potresti suggerire degli stivali non molto costosi da usare anche in concorso? Allora, se vuoi stare su un prezzo medio-basso ti consiglio quelli della Tattini, che costano sui 150 euro mi pare, 146 euro, quindi comunque un prezzo medio adatto per avere un paio di stivali che ti dureranno ovviamente nel tempo. Altrimenti se vuoi spendere leggermente di più, e te lo consiglio, prendi quelli della Oxford perché sono pazzeschi, lì anche la mia istruttrice ha detto che hanno una qualità altissima, lei si trova molto bene, sono super resistenti, quindi ti consiglio, se puoi spendere leggermente di più, di andare su questi qui della Oxford. Allora, vorrei comprare una beatless non molto costosa, in questo caso non posso non consigliarti la mia, io l'ho adorata tantissimo, il cuoio è morbidissimo, non fiacca il cavallo in alcun modo, già dal primo utilizzo era morbidissimo come materiale, quindi non ho fatto fatica neanche a fargli prendere la forma, io ci ho aggiunto semplicemente una nasalina in pelo, appunto perché utilizzando la pressione sul naso si rischia di creare un po' la, come, non tanto la fiaccatura, ma il segno sul muso del cavallo, non mi piace tanto, poi lui ha già un muso sul segno dal passato, un segno sul muso, no? Un muso sul segno, e ci ho messo la nasalina, però si può usare benissimo anche senza nasalina, ed è questa qui della Waldhausen. Maschera antimosche e prodotti antimosche. In questo caso non ti consiglio un prodotto su Mycelleria, ma ti consiglio il video che ho fatto insieme a Mycelleria un po' di tempo fa su tutti i prodotti che utilizzo antimosche, e ovviamente per le maschere ti consiglio quelle della Shars, che sono le più belle insomma in assoluto per il momento. Qui troverai un sacco di spunti. Allora, testiera di buona qualità a un prezzo conveniente. Anche in questo caso, per quanto riguarda la testiera, vi consiglio sempre di stare su un prezzo medio, quindi sui 100, 120, 150 euro, perché se andate sempre troppo in basso, poi finisce che scegliete un prodotto che sia di alta qualità, ma che prima o poi usandolo tutti i giorni si rovina più facilmente rispetto a quelli di un gradino più in alto. Allora, io ti consiglio due prodotti, che comunque siamo stati sull'economico. Questa testiera dell'Equestro, 100 euro, che secondo me è comunque onestissimo. I prodotti dell'Equestro hanno una qualità sempre altissima. Un cuoio italiano, frontalino morbido, secondo me è il prodotto ideale per spendere poco, ma avere una testiera di una qualità comunque alta. Altrimenti vado proprio sul super economico con questa testiera della Waldhausen, che costa 30 euro. Ovviamente non dovete aspettarvi che una testiera da 30 euro abbia la stessa qualità di una da 100, ma se non la usi spesso, se la usi una volta alla settimana o due volte alla settimana, oppure non hai esigenze particolari di avere un prodotto chissà che buono, comunque questo della Waldhausen mi sembra abbastanza resistente, mi sembra abbastanza buono, accettabile per 30 euro, insomma
c'è una versione fucsia, una versione blu e una versione completamente nera. Io ovviamente prenderei quella completamente nera, però insomma ti consiglio questo prodotto a malincuore, molto economico, ma che comunque potrebbe soddisfare lo stesso le tue esigenze. Allora, poi dei guanti estivi, parliamo di guanti. Per i guanti dovete prendere quelli della Roeckle, non c'è verso. Io ne ho provati parecchi, ma gli unici con cui mi trovo veramente veramente bene sono quelli della Roeckle. Ci sono tantissimi modelli e c'è appunto anche il modello estivo, traspirante, leggero, eccetera, che è questo qui, però io solitamente anche in estate utilizzo il mio classico modello che è per tutte le stagioni, quindi non è né troppo invernale né troppo estivo, una via di mezzo che va sempre bene, che è questo modello qui, il classico della Roeckle. Lo trovate in tantissimi colori, io ce l'ho marrone e blu e lo utilizzo anche in estate. Poi, ultima domanda, perché poi viene un video lunghissimo, spero di fare una parte 2, fatemi sapere qui nei commenti se il video vi è piaciuto ovviamente e se potrei fare una parte 2 insomma di nuovo di questo genere di video. Ultima domanda: cerco un completo sottoselle e cuffietta abbinati blu elettrico non troppo costoso. Queste sono le domande perfette che mi dovete fare. Colore, che cosa cercate, il prodotto, come deve essere, quindi in questo caso sottoselle e cuffietta abbinati blu elettrico, e la fascia di prezzo non troppo costoso. Allora, ovviamente ti consiglio sempre quello della Winner, perché ci sono un sacco di colori e sono già abbinati, hai subito anche la cuffietta, non devi farti troppo sbattere a cercare la cuffietta. Altrimenti ti consiglio anche questo qui, che tra l'altro ho anche io, quindi spulciando tra i video sicuramente lo troverai. Questo è proprio blu elettrico, non è azzurro, non è neanche blu royal, è blu elettrico. E tra l'altro la qualità di questi sottoselle dell'Equitheme sono pazzeschi, veramente di un'altissima qualità e sono super economici, mi pare sui 23 euro, hanno una qualità del cotone pazzesca. E niente, queste erano tutte le domande a cui volevo rispondere oggi, spero di esservi stata utile, fatemi sapere qui nei commenti se mi avevate fatto qualcuna di queste domande e se sono riuscita a risolvere i vostri problemi, fatemi sapere se volete una parte 2 di questo video. Io vi mando un grande bacio, mi raccomando ricordatevi il codice del 10% di sconto su Mycelleria, che potete utilizzare appunto per i vostri acquisti cavallosi. Io vi mando un grande bacio, mi raccomando iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i social network e ci vediamo al prossimo video. Ciao!